Mazda CX-30 viene presentata nel 2019, quindi arrivati al 2022 non è certo una novità. Però secondo me vale la pena tornare sulle sue linee per quanto siano già viste, perché in questi 3 anni è stato tutto un fiorire di elettriche, ibride plug-in e di auto che in generale sono molto cariche di elementi, di prese d'aria finte, cromature messe qua e là. Nulla di tutto questo sulla CX-30 e in generale sul design Mazda. Per esempio il frontale qua è perfettamente chiuso, liscio, molto pulito. Le prese d'aria che ci sono, questa grande griglia frontale, la presa d'aria sotto ai lati della targa servono a una funzione specifica, quella ovviamente in questo caso di raffreddare. Nulla è lì per caso. Per quello che riguarda la fiancata, beh, lo sviluppo è molto da SUV o crossover coupé che dir si voglia, e gli accenni più off-road, almeno dal punto di vista estetico, sono questa ampia fascia nera attorno alle ruote e nella parte bassa della fiancata, fiancata che a sua volta, oltre appunto ad avere la caratteristica dell'1.8 molto inclinato, di scendere e della linea di cintura alta, è a sua volta molto ma molto pulita, vero segno distintivo di Mazda. E poi mi piace molto il fatto che dietro, in un panorama automobilistico in cui ormai non si fa altro che mettere finti scarichi con delle cromature dalle forme più improbabili all'interno dei paraurti posteriori per far sembrare appunto che ci siano degli scarichi persino sulle auto elettriche, beh, sulla CX-30 ci sono due begli scarichi veri, uno per parte, dai quali appunto esce davvero il gas di scarico. Niente finti estrattori, niente di finto, tutto quello che si vede ha una precisa funzione e se non c'è nessuna funzione da svolgere, semplicemente c'è la pulizia delle linee. Dal mio punto di vista, una scelta particolarmente azzeccata e distintiva. Dunque, lasciatemi iniziare parlando di motore, un 4 cilindri a benzina ma molto speciale. Si chiama Skywack TDX, eroga 186 cavalli e 240 Nm di coppia e in un certo senso è un po' diesel e un po' benzina. In sostanza, una miscela estremamente magra di benzina e aria viene compressa ad una pressione molto alta. Una scintilla accende poi una piccolissima quantità di carburante vicina agli elettrodi della candela. Questa accensione provoca un ulteriore incremento del calore e della pressione nel cilindro, causando l'accensione del carburante come in un diesel. Il carburante stesso brucia così più rapidamente e in modo più omogeneo, per ottenere prestazioni migliori e minori emissioni rispetto a un motore tradizionale. Poi c'è anche un compressore, la cui presenza però non si spiega con il desiderio di offrire prestazioni da urlo, bensì con la necessità di infilare nei cilindri tutta l'aria che serve per bruciare fino all'ultima goccia di benzina. Tutto questo, su strada, si traduce in un comportamento molto fluido. Nessun picco di coppia fino a 1500 giri, come del resto accade su quasi tutti i motori moderni. Poi si avverte una crescita graduale della spinta fino a 4500 giri e da qui a circa 6000 un allungo quasi sportivo. Ma ora che il contachilometri segna 250, basta tecnicismi e passiamo alle sensazioni di guida. Primo quarto di prova, 250 km, e lasciatemi dire che lo so benissimo che chi si compra un'auto di questo genere non sta andando alla ricerca di chissà quali emozioni. È anche vero però che se state pensando a una Mazda, beh allora vuol dire che un minimo il piacere di guida vi interessa. Beh, con la CX-30 non rimarrete delusi. E attenzione, non c'è nulla che spicchi sopra al resto, non lo sterzo, non il motore, non l'assetto. Eppure tutto è così ben accordato, così in sintonia e in equilibrio, che guidare questa macchina è davvero un grandissimo piacere. Lo è, vi dirò di più, senza bisogno di andare a cercare chissà quali velocità, andare a un ritmo troppo elevato. Basta trovare due o tre curve, cominciare a impostarle e vedere che gli input dati con lo sterzo appunto vengono seguiti molto fedelmente dall'auto, che dallo sterzo arriva una buona quantità di informazioni. E poi sì, ecco, un aspetto che spicca su tutto il resto c'è il cambio manuale a 6 marce. Anche in questo caso potremmo dire che siamo un po' forse fuori tempo massimo, un C-SUV, un crossover, come ho già detto prima, difficile inquadrare ormai le auto dentro delle caselle ben precise. In ogni caso, una macchina come questa ha più senso comprarla col cambio automatico, ma se si tratta di una CX-30, se si tratta di un cambio come questo, beh, forse va
varrebbe la pena valutare di stare ancora sul manuale, perché azionarlo è un vero piacere, sia come fluidità della leva, come precisione degli innesti secchi, precisi, piacevoli, come ormai non se ne trovano quasi più. Se invece vuoi usare un po' di più, ecco, la CX-30 ti fa capire che non ama gli eccessi. Sia chiaro, la sicurezza non viene mai meno, le reazioni sono sempre controllate, sincere e su tutto veglia comunque l'ESP. Però, se si pretende di andare davvero forte, la precisione cala leggermente. Detto che tra l'altro, questo esemplare monta gomme invernali, che con le curve fatte a ritmo scriteriato non vanno d'accordissimo. E poi dai, chi si compra una macchina come questa per guidare come in prova speciale? Piuttosto te la compri perché ti piace sì guidare, ma non partecipi ai track day. E te la compri perché vuoi qualcosa che sia diverso non solo fuori, ma anche dentro. Nella CX-30, per esempio, il contagiri resta analogico, solo il tachimetro è digitale e personalizzabile, e poi il design della plancia, pulito ma ricercato, che è realizzata con materiali di qualità. Non di meno, la posizione di guida da sportiva, con il volante ben regolabile in tutte le direzioni e il sedile che volendo scende parecchio. Ecco, solo lo schermo del sistema di infotainment potrebbe non soddisfare le aspettative dei più tecnologici. Un po' perché non è grandissimo, e un po' perché non è touch. Si comanda infatti dal rotellone e dai tasti che si trovano nel tunnel centrale. Apple CarPlay e Android Auto? Presenti, ovviamente. Per quello che riguarda il comfort delle sospensioni, è buono in città, si conferma ottimo anche in autostrada. L'unico dubbio che avevo era quello che la taratura piuttosto morbida di molle e ammortizzatori potesse innescare qualche ondeggiamento di troppo affrontando gli avvallamenti in velocità. Nulla di tutto questo, la corsa degli ammortizzatori è molto ben frenata e quindi il comfort appunto è di altissimo livello. Parlando di autostrada non posso non parlare dei sistemi di assistenza alla guida. Partendo dal cruise control adattivo, il mio consiglio è quello di tararlo sulla distanza minima, che è comunque una distanza di tutta sicurezza, perché altrimenti si rimane troppo lontani dall'auto che si vuole seguire e il rischio che altre auto si infilino, il sistema rallenta sempre di più e non si riesce a tenere il ritmo desiderato. In ogni caso gli interventi sia sul freno sia sull'acceleratore sono molto ma molto discreti, ben calibrati e fluidi. L'unica cosa è che se vi trovate in sesta e siete attorno ai 100-110 km/h, le riprese non sono delle più rapide, e siccome il cambio appunto è manuale non c'è la possibilità per il sistema di scalare, quindi riprendere velocità potrebbe non essere così immediato. Molto, molto fluido e puntuale anche il funzionamento dei sistemi sia del mantenimento di corsia sia quello dell'ausilio al sorpasso. Non appena si inserisce l'indicatore di direzione per sorpassare e da dietro sopraggiunge un altro veicolo, il sistema subito suona e avvisa appunto che non è il momento adatto. Come potete intuire semplicemente guardandola, la Mazda CX-30 non è macchina pensata per chi ha tre figli né per chi supera abbondantemente la media dell'altezza, diciamo non è pensata per chi è 1,90 m, 1,95 m, e vi mostro subito il perché. Non prima però di avervi fatto vedere che comunque, nonostante la linea discendente del tetto e il lunotto inclinato, i Mazda siano riusciti a tenere a piuttosto alta la soglia dell'ingresso. Questo vuol dire che non bisogna inclinare troppo la testa quando si sale a bordo. Una volta a bordo, lo spazio per una persona come me, che sono invece alto 1,82 m, e il sedile anteriore è regolato sulla mia posizione di guida, lo spazio, dicevo, c'è, grazie anche al fatto che la parte centrale dello schienale del sedile anteriore è leggermente scavata. Vero anche però che la mia altezza è quella, diciamo, al limite, oltre comincia a esserci qualche difficoltà più a livello delle ginocchia appunto che a livello dell'altezza della testa. Sopra la mia testa infatti ci sono ben 4 dita prima di toccare il tetto. Anche questo grazie al fatto che i tecnici giapponesi siano riusciti a scavare proprio nella zona della testa un piccolo vano aggiuntivo, ricavando quei pochi centimetri che però fanno la differenza. Per quello che riguarda il quinto passeggero, quindi il terzo posteriore,
Beh, deve essere un bambino o al massimo un ragazzino, meglio se magro, perché lo spazio in larghezza non è esagerato, ma questo accade più o meno su tutte le auto della concorrenza di questo segmento. E poi perché il tunnel centrale è abbastanza alto, il che insieme all'ingombro dei sedili costringe l'eventuale terzo passeggero a mettere i piedi lateralmente. Quindi diciamo che il meglio di questa macchina lo si ottiene viaggiando in quattro, anche a lungo, non c'è nessunissimo problema, fino diciamo al 1,85 m di altezza. E per chiudere il discorso sui sedili posteriori, le piccole attenzioni riservate a chi viaggia dietro. C'è un ampio portabottiglie nei pannelli portiera, c'è la tasca, classica tasca portaoggetti, ma solo dietro al sedile del passeggero, ci sono le bocchette da reazione anche se non c'è la terza zona del climatizzatore, sicurezza dei bambini, ci sono doppi attacchi ISOFIX, peccato solo che manchino prese USB dedicate appunto a chi sta qui. Va detto però che il tunnel nella zona dei piedi dei passeggeri posteriori ha una spiegazione ben precisa. La CX-30, a differenza di moltissime sue rivali, può avere la trazione integrale, di cui peraltro la Mazda di questa prova è dotata. Volete la mia opinione? Se non dovete superare una rampa molto, ma molto ripida, in inverno e con la neve, la trazione anteriore e un treno di gomme invernali bastano e avanzano. Quanto alla città, beh, è difficile trovare un'auto che assorba meglio le buche. Anche il peggior pavé o la buca più profonda non generano mai scuotimenti nell'abitacolo. Per quello che riguarda il motore, ha brillantezza a sufficienza sia nello spunto da fermo sia in ripresa. Molto preciso e potenzialmente preziosissimo il funzionamento del sistema che avvisa il guidatore nel caso in cui, a un incrocio, non si accorga di un altro veicolo. I prezzi? Il listino della CX-30 parte dai 25.950 euro della 2000 e Skyactiv G Evolve da 122 cavalli e tocca i 37.500 euro con la 2000 e Skyactiv X 4x4 Exclusive. Se invece rinunciate alla trazione integrale risparmierete 2.200 euro, mentre il cambio automatico costa extra 2.000 euro. Non c'è invece il diesel nella gamma. Mille chilometri conclusi, siamo tornati al punto di partenza e devo dire che in un mondo in cui ormai ci si vergogna a parlare di automobili, quasi le stesse case automobilistiche non nominano più quella parola legata quasi a un peccato, si parla più di servizi di mobilità sostenibile, beh, avere a che fare con Mazda e provare una Mazda è un vero piacere, si ritorna a qualcosa di un po' più autentico per chi quantomeno nasce come appassionato di automobili. Il tutto sia chiaro, non con un prodotto estremo in nessuno dei suoi aspetti, non un prodotto solo per appassionati, ma una macchina capace di soddisfare davvero le esigenze di una famiglia, pur con una sua personalità molto netta, sia per quello che riguarda il comportamento stradale, sia per quello che riguarda il design. Il tutto a dei prezzi equilibrati, non economici, non i più bassi assolutamente del segmento, non si potrebbe neanche pretenderlo, ma nemmeno i più alti.